più o meno sintetiche, che vanno più o meno d'accordo con gli interventi. Uno è che quando il primo, questo quando il quando il compagno di Roma dice che il bene comune non esiste in natura e che bisogna istituzionalizzarlo, sono completamente d'accordo. E qui è che bisogna inventare un nuovo tipo di istituzione. Quindi mi viene in mente di pensare istituzione in maniera come lo fanno gli antropologi, cioè nel senso di abitudini, di pratiche ripetute o di pensare l'istituzione come un punto di ritorno, dove possiamo ritornare, dove qualcuno può, qualsiasi persona può ritornare. Comunque questo mi sembra una delle difficoltà, sia pratica che teorica, è che di ripensare l'istituzione che è adatto alla gestione del comune. Ecco, quindi mi sembrava già nel tuo intervento. Una seconda cosa che io trovo molto importante era nei primi due interventi, più o meno, era sul rapporto tra comune e molteplicità. Ecco, c'è un gran rischio quando si parla del comune di pensare allo stesso, cioè che il comune è quello che è già d'accordo o che non ha, che nega le differenze. Ecco, e invece ciò che bisogna pensare, o almeno io insisterei, che il comune è costituito solamente dalle differenze, dalle molteplicità, e questo mi sembra una cosa difficile da pensare. E quindi quando Sandro pensa e parla della comunità, è proprio per questo che ho paura un po' dal concetto di comunità, delle sue risonanze identitarie che non vuol dire, cioè nella pratica abbiamo comunità, costruiamo comunità, quindi non lo nego in sé, è solo quando mi domando perché non sto parlando di comunità, è per questo che lo evito, perché comunità ha accumulato un senso della negazione delle differenze, della costruzione di un'identità, che mi sembra uno dei ostacoli maggiori a sviluppare un pensiero del comune. Quindi di pensare ciò che sembra forse all'inizio paradossale, che il comune è costruito solamente dalla molteplicità, che siamo in comune solamente in quanto non solamente che sono diverso da te, ma anche io sono già costruito da molteplicità, questo mi sembra già un punto di partenza. Punto di partenza è una domanda, non una risposta. Ecco, la terza cosa più pratica, quando parliamo della decisione e delle pratiche moltitudinarie, io sono diviso, o sono sì, forse ambivalente, e forse dipende dal pubblico in cui sto. Cioè, da una parte d'altra parte mi sembra ridicola che dall'esterno non possano capire che alcune realtà, alcune piazze sono gestite dalle molteplicità e che fanno decisioni. Per esempio, non so nella stampa italiana, ma durante tutta la storia del Tahrir, della piazza Tahrir, la stampa americana cercava disperatamente di trovare un leader. Un giorno era Baradei, l'altro giorno era quel esecutivo del Google, come si chiamava, un altro giorno c'era un altro. Non potevano accettare
che alla Piazza Tahrir era un'esperienza collettiva moltitudinaria e che erano capaci di prendere decisione. E anche al Puerto del Sol era, anche lì era senz'altro, e poi adesso a Wall Street è ridicolo quando scrivo degli articoli come questo o quell'altro era il genio o il centro eccetera dell'Occupy. E quindi da questo punto di vista, dal primo punto di vista, io vorrei insistere, forse non lo capite, ma la moltitudine è già capace di prendere le decisioni, vediamo la realtà, perché lo fanno, quindi forse non lo capite, forse non lo capiamo, perché lo fanno. Ok, questo da un punto di vista. Dall'altro punto di vista, quando parliamo con i militanti che hanno fatto Puerto del Sol o la Piazza Tahrir, loro dicono sempre, no, abbiamo parlato di una organizzazione orizzontale, ma non abbiamo fallito, che non è, che dicono sempre, cioè i militanti che hanno fatto questa esperienza dicono sempre che non abbiamo riuscito, abbiamo provato e non abbiamo riuscito. Quindi sono diviso in questo senso. Io credo che la cosa importante, almeno per me, è di rendersi conto che questo è l'ordine del giorno dei movimenti, di trovare un modo di nella nostra molteplicità di prendere decisioni politiche e di trovare il modo di farlo. Questo mi sembra la cosa che vediamo in tutto questo ciclo di lotte di quest'anno, che c'è questo richiamo, c'è questo tentativo. Dall'altro lato, che non abbiamo finora riuscito, beh, è sempre così, no? Che ci proviamo, che non riusciamo, questo non nega questo per me non nega il tentativo o neanche le esperienze. E quindi lo vedo così, cioè forse in maniera anche contraddittoria con me stesso, ma da un lato vedo che già esiste e dall'altro vedo che non ancora. E quindi già esiste e non ancora. Questo è così che vedo la decisione politica moltitudinaria. Io aggiungerei soltanto proprio una cosa che forse in qualche modo supporta il discorso che faceva fino a qui Michael, che mi pare che ha risposto grosso modo alle questioni poste. Cioè, cos'è che rende la composizione di Piazza Tahrir capace di prendere decisioni senza un leader? È assolutamente la composizione del lavoro oggi. Cioè, dobbiamo in qualche modo anche dire che il comune, è vero, non risiede in natura, ma il comune è cooperazione, è la cooperazione del lavoro vivo che il capitale cattura. E allora in qualche modo è la capacità di sottrarre alla cattura capitalistica, quindi la capacità di valorizzare le conoscenze, le capacità delle soggettività di oggi, che ci, dunque delle capacità di una piazza di milioni di persone di prendere una decisione che ci dà la possibilità di costruire il comune, di vedere il comune. Credo che sono d'accordo, nel senso che credo che io stesso ho fatto quel stesso argomento, ma sono anche diviso. Okay. Faccio cerco di spiegarmi, perché da un lato credo che nel nostro discorso, e dico noi abbastanza grande qui, sul lavoro e l'organizzazione politica, c'è il rischio di una confusione, diciamo, tra la composizione tecnica del proletariato e la composizione politica. Quindi ciò che voglio dire è che quando parliamo della composizione tecnica del proletariato, di ciò che fanno la gente al lavoro, c'è la implica o sembra di implicare che quelli lì che sono dominanti o predominanti nel lavoro
parliamo per esempio dei produttori biopolitici. Che cosa questo vuol dire? Non sono sicuro, però se questo fossero quelli immediatamente un'avanguardia politica, ecco, c'è un rischio di una confusione in questo senso tra composizione tecnica e composizione politica. Ecco, questo è un rischio, non dico che è sempre così. L'altra è quello che hai detto, mi sembra, e che dico, che io ho detto anche più volte, è il vero argomento leninista, cioè il vero argomento di Lenin sul lavoro e la politica. Cioè Lenin diceva o sosteneva, questo credo che sia vero così, che l'organizzazione e la capacità predominanti del lavoro sono la materia di cui si fa l'organizzazione politica. Ecco, nel suo, e lui diceva, per esempio, in 1916, gli operai hanno un padrone al lavoro e quindi hanno bisogno di un padrone nella politica. Quindi se c'era una gerarchia nella fabbrica, erano organizzati così, e quindi nella politica bisogna formare un partito della stessa maniera. E quindi tu dici, e come dicevo io ho detto, nella stessa maniera che la forma predominante del lavoro oggi, la forma della cooperazione del lavoro organizzativa oggi, implica o dà dalla materia per la forma più potente dell'organizzazione politica. E quindi siccome la cooperazione dal lavoro è in rete, reticolo si dice, reticolare, grazie, nella stessa maniera la forma politica che dobbiamo sfruttare, che dobbiamo sviluppare, è reticolare nella stessa maniera. Ecco, io accetterei questo argomento, ma vedo le difficoltà. Questo, io sono... Non è un passaggio scontato quello fra la composizione del lavoro e quell'organizzazione politica. Non è scontato. Non è scontato, ma va costruito, come dire, il campo di battaglia, quello che è in gioco, sì. La scommessa che ci diamo, la vostra impresa. Beh, grazie ad Annetta, a Michael, spero che sia stato interessante questo dibattito. Buona serata.